Ciao e benvenuti a un nuovo video. Allora, oggi vi voglio mostrare questa box monobrand venuta da Look Fantastic. Allora, il brand è Living Blue, è questo qui, adesso ve lo mostro. Questa box, l'avete visto dall'anteprima, comunque è fatta così, eccola qua. Ci sono prodotti solo del brand Living Proof, che è un marchio professionale per la cura dei capelli, con particolare attenzione alla cura dei capelli, ma anche all'attenzione dell'ambiente, perché queste formule non contengono siliconi ed oltretutto l'intero pack è in confezione riciclabile, che non è cosa da poco. Allora, questa è una box composta da 6 prodotti, 4 in travel size e 2 in full size, a un prezzo sul sito di Look Fantastic di 56 euro. A volte è in promozione, comunque stateci un occhio. E vi ricordo sempre che qui sotto nell'info box c'è il codice sconto per Look Fantastic, valido sempre, non solamente su questi prodotti, ma valido su tutto. Io direi di iniziare a guardare questi prodotti, perché i prodotti per i capelli, io sono sempre alla ricerca di prodotti per i capelli interessanti. Allora, partiamo dai full size, che vedo qua anche perché sono i più grandi. Uno è sicuramente questo, mettiamo qui la box. Questo che è il Perfect Hair Day Wrinkle Mask, c'è proprio scritto silicone free, è un 200 ml, maschera trattamento capelli, ok, lascia i capelli lucidi, morbidi e facili da mettere in piega. Sto traducendo. Perché non mi sono preparata prima? Perché non sarei io. Mi piace proprio farlo in diretta. Uso dopo lo shampoo, applicare una quantità generosa, lasciare 5 minuti e risciacquare. Quindi è proprio chiuso, quindi non posso neanche sentire il profumo perché ha proprio il pavo chiuso. Quando sono ancora sigillati, li lascio sigillati per il momento, perché preferisco finire altri prodotti e poi utilizzare questi. Mentre altri brand oppure altri prodotti, se ne incontreremo che non hanno questo tipo di sigillo, posso tranquillamente aprirli e poi metterli da provare. Questa per il momento la lasciamo chiusa, quindi andiamo avanti con l'altro full size, che è questo, perché è un 50 ml. Questo è un Restore Perfecting Spray, bellissima la confezione, scusate, anche perché è tipo soft touch. È uno idratante in spray, come si dice, un siero? Conditioning, no, un balsamo idratante in spray, quindi immagino senza risciacquo. Non lo dice veramente. Hydrating the melange, sì, ok, va bene. E a questo punto buono il profumo e sì, è molto leggero, quindi è senza risciacquo, ma va bene. Detangling, idratante. Come può servire questo prodotto? Perché sì, dopo lo shampoo e la maschera, questo aiuta a Restore Perfecting Spray, aiuta a mantenere in posa i capelli. Ora vado a vedere sul sito a cosa serve questo prodotto. Allora, sta registrando, ho fatto rec? Sì, bene. Dunque, era inutile che stavo lì a dire potrebbe servire, sono andata a vedere a che cosa è stato pensato questo prodotto. Come dicevo, ma come immaginavo, è un balsamo riparatore senza risciacquo, e ne avevamo capito. Serve per andare ad districare le lunghezze prima di pettinarli, da quando sono bagnati, effettivamente sono un po' più delicati, quindi se li districhiamo, li ammorbidiamo mentre li pettiniamo da bagnati, se ne spezzano meno. Oltretutto è fortificante e c'è scritto che è adatto ai capelli trattati e colorati. Senza andare a immaginarci a cosa può servire, serve a questo. E adesso andiamo con le travel size e partiamo da sinistra e andiamo a destra, quindi spero che ci sia un ordine. Questo vedo che è uno spray da 95 ml.
Full dry volume blast, volume texture cloth durable styling finish spray. Dry volume shampoo secco? È un volume a secco? Ma perché devo inventarmi le cose? Potrei tornare a guardare sul sito, però che non c'è l'iscrizione di niente. Andiamo a vedere se qui dice qualcosa. Sì, lo dice. Esatto. È un volumizzante a secco, quindi si applica sulle radici, si massaggia e... Wow! Sulle radici si massaggia e dà volume. I prodotti che danno volume mi piacciono sempre molto. Speriamo che non rasci residui, ma ve lo farò sapere perché lo andiamo a testare presto. Sempre dato che siamo in spray, ah, eccolo, è questo qua lo shampoo secco, dry shampoo. Quello è solo volumizzante. Questo è lo shampoo secco da 92 ml. Sì, questo va a togliere i residui di oleosità e gli odori, quindi anche gli odori. Perfetto, uno shampoo secco da 92 ml, che oltretutto è un bello shampoo secco, perché è una bella quantità. Proviamo, perché soprattutto nel periodo invernale a me il shampoo secco serve sempre, mettendo capellini, cuffiette, mi si sporcano subito i capelli, solo la cute e non le lunghezze. Andiamo con gli ultimi due. Ok, shampoo e balsamo. Ed è 60 ml l'uno. Questi sono Perfect Eye Day. Deve essere della linea, esatto, per le lunghezze e le punte danneggiate. Quindi un ristrutturante, riparatore. Ottimo anche in questo caso che abbiano il coperchietto di sigillo. Sinceramente ho visto prodotti meno costosi. Meno costosi con il sigillo, prodotti più costosi senza il sigillo, quindi chissà questa cosa perché dipende forse dal brand. E poi c'è il balsamo, sempre con lo stesso fatto, quindi esatto, Airwilt Overtime, quindi va sempre a ristrutturare e riparare i capelli danneggiati, quindi va benissimo se hai capelli secchi oppure che tendenza a spezzarsi, come nel mio caso, mi piace. Quindi una box, a mio avviso, adesso è finita, una box interessante per trovare bene o male buona parte dei prodotti di questo brand. Ho visto sul sito prima mentre cercavo cos'era questo, che però è una confezione bellissima. Ho visto che ci sono, questa è la linea classica per i capelli danneggiati o tutti i tipi di capelli. Ci sono anche le linee per i capelli ricci, e ho visto che ce ne sono diverse, quindi interessante, però la box era solo in questo caso. Quindi, intanto io proverò sicuramente questi prodotti e vi farò sapere come mi sono trovata. Fatemi sapere voi se le avete provato qualcuno, se vi incuriosiscono, nel caso che le avete provate, come vi siete trovate. Io spero di fatto conoscere un marchio nuovo e nel caso dei prodotti interessanti e che comunque sia con questa box, che è monomarca, che li racchiude, si possono provare diversi prodotti in travel size, quindi nel caso non ci piaccia lo shampoo o il balsamo, non dobbiamo finire il boccetto da 200 ml, ma con questo è molto più veloce. Ci possiamo fare una buona idea del prodotto perché è una travel size, quindi ce n'è abbastanza per diverse applicazioni, non è campioncino e allo stesso tempo non si ha il prodotto grande nel caso non ci piaccia. E niente, con questo è tutto, io spero avete avuto un pochino di compagnia e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao, ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!